Quello che parlavo prima con alcuni dei vostri colleghi, ragazzi. Ma non mi piace più uscire, non mi piace più vedere nuovi ragazzi, nuove ragazze. Io alla vostra età ero fisso fuori, fisso fuori. Cerca di fagiani, insomma, quello che è. Quindi è troppo importante che questo messaggio passi. E soprattutto troppo importante che siete qua. È bello anche che le forze dell'ordine ci diano anche la possibilità, come vedete siamo una piazza tranquilla, di comunque festeggiare, di vedersi, bere un qualcosa insieme in maniera naturale, come il motivo per cui Dio ci ha fatti. Poi ognuno creda in quello che vuole. Io direi che la gioventù che è in questa piazza deve essere il simbolo di questo paese, perché fondamentalmente sono i vostri coetanei, voi e i vostri coetanei, che porteranno avanti questa nazione, porteranno avanti nel bene o nel male. Quindi se abbiamo dei principi, abbiamo etica nel fare le cose, ma soprattutto se crediamo in quello che possiamo fare, se abbiamo degli obiettivi, sicuramente avremo un futuro migliore per il nostro paese. A me mi hanno chiesto: ma perché non te ne vai dall'Italia? Che stai a fare? Sei un imprenditore, vendi locali e vattene. Ragazzi, a me piace l'Italia, non so a voi, ma a me piace questo cazzo di paese. A me piace Firenze, a me piace la Toscana con le sue colline, a me piace il nord Italia, a me piace il sud Italia, a me piacciono le isole, il mare, la montagna di questo paese. Noi non ci manca niente, non ci manca niente, ed è per questo che dobbiamo combattere per riprenderci però le cose, perché nessuno te le regalerà.